Benvenuti a un nuovo appuntamento di Vivere la Speranza. Oggi è tornato a trovarci l'amico Gianluca Martone, attivamente impegnato in difesa della vita umana in varie località italiane. Gianluca è il fondatore e responsabile della Crociata Cattolica per la Legalità di Nostro Signore Gesù Cristo, un gruppo che porta avanti un difficile impegno in difesa della vita nascente e quindi contro ogni tipo di aborto. Stavolta Gianluca ci parla del suo rapporto personale con Padre Pio da Pietrelcina, raccontandoci anche qualche episodio che ha rafforzato ancora di più il suo affetto straordinario nei confronti del santo di Pietrelcina. Infine Gianluca ci dirà il ruolo affidato a Padre Pio nella difficile difesa della vita umana, che lui porta avanti appunto con la Crociata Cattolica per la Legalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Benvenuti a tutti cari amici, ben ritrovato Gianluca. Ciao Giuseppe, grazie ciao. Per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi che mi inviate, sempre un piacere, è una famiglia questa di Donato, grazie. Gianluca, che posto occupa Padre Pio nella tua vita di fede? Qual è il tuo rapporto personale con lui? Allora, io vi ringrazio perché parlare all'inizio novembre Immacolata, del patrono della mia associazione, perché il patrono principale di Crociata Cattolica è un onore. Innanzitutto vi voglio far vedere questo. Questo è il manifesto, di uno dei manifesti che metto davanti all'ospedale dedicato a Padre Pio, preso da una sua frase dell'Epistolario IV, che è un messaggio di speranza in questo momento così difficile che stiamo vivendo. Coraggio, voi combatterete, poiché il vostro combattimento è sostenuto ancora da Gesù, voi vincete sempre, il nemico si roderà nella sua rabbia. E questo è il manifesto più grande, quello che metto davanti agli ospedali praticamente, che è la stessa cosa praticamente, è un po' la storta, ecco, eccolo qui, vedete? E lui praticamente mi accompagnava sempre, sia prima negli anni universitari, quando andavo sempre a Piana Romana prima degli esami, ma soprattutto adesso con questa missione impossibile, direi umanamente, quella che sto facendo tanti ospedali con l'associazione, e vi dico alcuni episodi per farvi capire, perché qualche episodio è speciale. Praticamente io feci richiesta il 16 maggio del 2019 del riconoscimento dell'associazione, dopo che praticamente in determinati momenti difficili, soprattutto di militanza, avevo avuto dei momenti difficili, come per esempio a Foggia. I riuniti di Foggia, l'ospedale che più mi ha messo in difficoltà, la città durissima Foggia, dove veramente ho avuto attacchi forti, un giorno, lo dico in commozione, mentre stavo pregando i rosari, quasi, era praticamente nel 2018, una veglia del 2018, sotto la pioggia, a un certo punto io ho visto il cielo, e questa non è visione, questa non è suggestione, ho visto le anime che mi sorridevano. A un certo punto, a fianco a me, per un minuto, per proprio di pochi secondi, ho visto un frate, praticamente, che mi è vicino a me a dire: «Waiu, vogliamo darci una mossa, ca, che non tengo tempo da perdere. Chi mi conosce a me, io non uso mai il dialetto, io parlo normalmente». Praticamente io ho detto una decina di rosario e poi praticamente ho visto la parola che mi ha sorriso, mi ha benedetto e è scomparso quella visione. Questa è stata nel 2018. Poi nel 2019 ho fatto la richiesta di riconoscendo l'associazione. Non me l'avevano riconosciuto, Giuseppe, non c'è niente da fare, non me l'avevano riconosciuto. Quando si è sbloccata la situazione che mi ha reso il messaggio? Il 23 settembre 2019. Poi ho avuto un sacco di difficoltà a mettere insieme i soci fondatori. Mi è venuto in sogno 5 volte Padre Pio, e poi vi racconterò degli episodi di confessione, e lui praticamente mi dice, io mi lamentavo con lui: qua non tengo nessuno attorno a me, Padre Pio, non tengo nessuno, va innanzi, tu uno scapoccione. Io questo termine non lo conoscevo, non lo uso mai, chi mi conosce non lo uso mai questi termini, è uno scapoccione. Per 5 volte mi è venuto in sogno: va innanzi e non ti lamentare, va innanzi, ma io non tengo, ti vengo a bat. Questo linguaggio non è mio, io non lo uso mai, chi mi conosce non lo uso mai. E poi praticamente un altro sogno, sempre con lui, io mi confessavo con lui e mi disse: tu sei un buono paglione, però dici troppo mala parola, e questa cosa non va bene, e mi innervosisco.
Allora, la prossima volta do la soluzione, mi ha benedetto, mi ha fatto il sorriso e mi ha mandato a casa. Quindi c'è un rapporto molto molto stretto. Il tipo di relazione, diciamo, entriamo proprio nel vivo, tra Padre Pio con la missione che ti sta portando in tutta Italia per questa tua missione che stai compiendo. Io andai a mettere sulla sua tomba, praticamente, a San Giovanni Rotondo, questa cosa, dopo che ho ricevuto quel sogno nel febbraio 2017. E lui, anche perché io iniziai, quando iniziai a piantonare l'ospedale di Benevento, si chiama ancora RUM, ma adesso che si chiama San Pio praticamente, e so che facevano 500 aborti all'anno, è sceso un po' il numero, ma comunque se ne fanno centinaia all'anno. Padre Pio disse praticamente, proprio perché lui ci tiene tantissimo a questo che sto facendo io, disse: se nel mondo non ci fosse un giorno, se fosse un giorno senza aborti, io donerei la pace al mondo per tutto il resto dei suoi giorni. E poi soprattutto lui ha usato delle parole molto dure nei confronti delle, all'epoca sua non era legale l'aborto, lui ha usato delle parole durissime nei confronti dei genitori, che vanno a pure, ma anche dei medici che si prestavano illegalmente con l'aborto clandestino a questa pratica praticamente abominevole. Lui disse: le scene dei feti abortiti devono essere sbattute in faccia ai genitori assassini. E senza il suo aiuto ci sono stati tantissimi episodi. Per esempio, una volta a Bari, la prima volta che andai a Bari vissi un momento drammatico. Mi spinsi fino a Bari, che è una cosa, cioè spingi fino a Bari, e poi ho avuto la gioia di vedere il policlinico di Bari chiuso. Arrivai lì, mozzo e cuscinetto bruciato sulla tangenziale di Bari. Io dicevo: solamente una signora come punto di riferimento, cosa, che la telefonai a Carmela, praticamente, che mise a piangere. Non fa parte della mia associazione, Carmela Marinelli, l'unica pugliese ancora praticamente mia socia. Arrivai lì con mozzo e cuscinetto bruciato. Io mi telefono, lei, se lo ricorda, piansi a telefono, era il 6 dicembre 2017, e mentre camminavo, all'altezza praticamente del semaforo, praticamente mentre arrivavo lì praticamente, io per la prima volta andavo al policlinico, arrivai al policlinico e vidi una storia di Padre Pio lì, mi mise a piangere ai suoi piedi. Io per la prima volta che andavo al policlinico di Bari, ho vissuto momenti drammatici a Bari, veramente Bari mi ha messo a dura prova, la Puglia è durissima. E arrivai lì stremato dalla fatica, dovetti prendere il pullman, dovetti prendere l'autobus, cioè fatiche enormi, sfacchinate inaudite, e posi quella sofferenza sui suoi piedi praticamente. Io stavo solo come un cane lì, poi sono rimasto solo praticamente a Bari a buttare giù un ospedale da solo praticamente. Peruzzi è rimasto un po' una mano, lo ringrazio ancora, però praticamente sono rimasto il 95% sempre solo, e delle veglie. E lì praticamente, mentre io pregavo davanti all'ospedale, lui mi guardava, perché la storia di Padre Pio davanti al policlinico di Bari è di fronte all'ospedale, e lui ha fatto questa grazia che praticamente l'anno scorso, proprio il 24, ve lo dico con commozione, ho lasciato Bari quando una mia socia praticamente, Anna, ha telefonato all'ospedale e praticamente sono stati sospesi gli aborti al policlinico e ho iniziato dalla clinica della Sant'Anna a Caserta. Quindi la presenza di Padre Pio, senza Padre Pio io dico sempre sarei già morto praticamente, sarei già morto. Senti Gianluca, stiamo vivendo dei momenti veramente difficilissimi, molto particolari. Quanto è importante il messaggio attuale, è importante di Padre Pio? È molto importante, soprattutto nell'ottica, lui è stato una figura straordinaria di amore per Dio, per Gesù, per Maria, per la vera cattolicità, ma soprattutto per la croce. Oggi non c'è più questa dimensione del sacrificio della croce, io mi ricordo sempre praticamente il suo amore per la messa. Per esempio, pochi lo dicono praticamente, però ci tengo proprio a dirlo in questa veste, lui nel 65 si fece fare la dispensa al cardinale Bacci per celebrare la messa antica, la messa di Vetus Ordo, fino alla fine, secondo il messale del 62 di Giovanni XXIII, anche se quella del 65 era praticamente con le letture in lingua vernacola, lingua del posto, e con la strutturazione della tridentina a base della messa, lui si fece fare la dispensa al cardinale Bacci. Lui aveva moltissima messa, lui veramente si è immolato per la salvezza di tutti
di tutti i suoi figli. Lui dice sempre la frase che fino a quando non entrerà in paradiso l'ultimo dei suoi figli spirituali, lui sarà alla porta del paradiso. È una figura molto importante perché insegna la speranza, la forza, il coraggio e la completa completo affidamento a Dio. È quello che sto facendo io adesso, perché io mai avrei pensato di durare per 5 anni. Io venni qui pure 2 anni fa, mi ti ricordi, 26 novembre, cioè, ma mai avrei pensato di resistere nel Covid, mai avrei pensato di resistere in zona rossa arancione, mai avrei pensato di, con queste restrizioni incredibili, di poter continuare ad andare avanti. Ma senza padre, questo è... E infatti ogni volta che vado davanti a un ospedale mi affido sempre a lui, mi affido. E... c'ho l'immagine a fianco al mio letto, questa cosa, soprattutto in una città durissima come Foggia, perché a Foggia, Foggia è tosta. Senti Gianluca, abbiamo parlato di Padre Pio e non possiamo non parlare o accennare almeno a Pietrelcina, la città natale del nostro santo. Qual è il tuo particolare legame con Pietrelcina e per quale motivo questo posto eccezionale rappresenta un'oasi di pace per tutti quelli che cercano il Signore con un cuore sincero? Allora, io consiglio a tutti di andare a Pietrelcina, ma soprattutto in 3 posti sono significativi per me. Ma sono stati sempre Piana Romana, dove ho ricevuto lo stima di Padre Pio, dove sono andato sempre anche prima di questa eccezionale missione che mi ha dato il Signore prima degli esami. Io prima degli esami andavo sempre a fidare a Lui, andavo a pregare prima e dopo ogni esame universitario. Ed è un posto veramente... Poi la seconda è la chiesa esatta di Sant'Anna, molte volte, spesso in momenti difficili, se andavo lì pur di notte a pregare, soprattutto in estate, eccetera, ed è un posto in cui veramente assapori quel legame di contemplazione, di meditazione, di profondità tra il cielo e la terra, cioè quell'incontro, quella soprannaturalità, quel legame soprannaturale che oggi si è perso completamente, perché la gente guarda la terra e non guarda più il cielo, è quella... E poi il terzo, che è un posto, un cammino bellissimo, via del Rosario. La via del Rosario, mi sono detto, là centinaia e centinaia di rosari. Quel posto, quella via, viuzza, in mezzo a quella campagna, è una cosa bellissima. E io consiglio tutti di andarci sicuramente nei momenti difficili. Io tutti quanti i miei soldati amici li ho portati sempre lì. E hanno bei ricordi tutti quanti di questi posti. E che soprattutto in questo periodo aiutano a capire che al di là di tutte queste sofferenze che stiamo vivendo, bisogna volgere lo sguardo in alto. Infatti molto, 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 molto belle sono quelle foto di Padre Pio che lui guarda in alto. Guardiamo in alto, è importante. All'inizio di questo periodo avvenne, inizio verso questo Santo Natale. Benissimo, grazie Gianluca, noi ti siamo vicini, certo. Con coraggio. Certo. Del resto hai un gigante che ti supporta e ti dà tanta la forza. Grazie. Soprattutto la registrazione Crociata Cattolica è nata ufficialmente il 25 maggio del 2021, il giorno del suo compleanno, quindi cioè, questa associazione la porta avanti lui. Io praticamente sono il presidente, ma lui, il vero presidente è lui praticamente, quindi dal cielo deve... Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Telebene, la televisione spirituale.